Amici sportivi, buon pomeriggio dallo stadio di Viale Olimpia di Locorotondo per la 12ª giornata di prima categoria pugliese nel girone B. Si affrontano la Virtus Locorotondo e il Città di Massafra. La Virtus Locorotondo per difendere il suo primato, il Città di Massafra per evitare di far allungare l'attuale capolista. Le due formazioni dunque prima di questa partita hanno in classifica la Virtus Locorotondo 26 punti in 11 partite giocate, il Massafra quota 21, le partite giocate però sono 9. Ospiti che giocheranno con Miccoli a difesa dei pali, sulla linea difensiva giocherà Maggi come difensore destro, De Vincenzo come difensore sinistro, i due difensori centrali sono Bruno e Formisano. Il centrocampo giocheranno De Bartolomeo che è la maglia numero 11 come centrocampista di destra, Marchionna che è la maglia numero 7 il centrocampista di sinistra, i due centrocampisti centrali sono Baratto col numero 4 e Balestra col numero 8, i due attaccanti sono De Comite numero 9, il capitano Turi che è il numero 10. A disposizione del mister Giuseppe Minosa ci sono Ricci, Coronese, Giannetti, Santovito, Lentini, Ciaurro, Marraffa, De Mare e Zito. L'arbitro dell'incontro è il signor Gabriele Maria Matera di Barletta. Per quanto riguarda il Locorotondo, in porta ci sarà il numero 1 che è Basile, in difesa giocano Tagliente a destra che è la maglia numero 5, Venere a sinistra che è la maglia numero 32, i due difensori centrali saranno Ancona con il numero 4 e Pasculo con il numero 17, a presidare la mediana Palazzo numero 8, speciale 85 e Capitan Galiano con il numero 23, davanti giocheranno Fanigliulo che è il numero 25, Renna il numero 9 e La Neve il numero 11. La Neve è anche il miglior marcatore di questo girone e tra l'altro lui di reti fino adesso ne ha segnate 12. Dall'altra parte c'è il vice capocannoniere attualmente che è De Comite, maglia numero 9 del Città di Massafra, che di reti ne ha messe a segno 11 in questo primo tempo. Come vi mostrano le immagini del nostro Beppe Magrone, la formazione di casa attaccherà da sinistra verso destra e giocherà anche il primo pallone. Ci sono tifosi anche da parte ospite, si stanno facendo sentire tifosi sia dall'una che dall'altra parte già dall'inizio del match, anzi dalla vigilia del match, partiti in questo momento con il primo pallone giocato, come avevamo anticipato, da parte del Locorotondo. Il Massafra però che subito recupera palla con De Comite che manovra, scodella in avanti questo pallone, la chiusura di Pasculo, poi ancora De Comite, palla che entra in area di rigore, subisce uno strano effetto, viene allontanata ma non è completato il disimpegno da parte della Virtus, ne approfitta infatti il Massafra che mantiene il possesso ancora con De Comite, prova a suggerire in avanti verso un compagno. C'è poi il recupero da parte di De Vincenzo, ancora ospite in possesso con De Bartolomeo, anche lui di reti ne ha segnate già 5, bottino personale proprio il sinistro da parte di De Bartolomeo che non colpisce benissimo, prova a ripartire il Locorotondo, adesso viene subito fermato dall'intervento di Formisano, palla al limite, il colpo di testa da parte di Ancona che poi si guarda alle spalle, si accontenta della rimessa a Turi, lascia scorrere il pallone oltre la linea laterale, ancora palla verso Turi che viene contrastato da Venere, il suo tocco all'indietro, poi subentra Maggi nel tentativo da parte del Massafra che nella tradizionale casacca a maglie verticali gialla e rossa con pantaloncini rossi e con calzettoni gialli, mentre la formazione di casa maglia che ha bande verticali blu e granata nella parte anteriore, tutta granata nella parte posteriore con i numeri in giallo, calzettoni blu e pantaloncini blu, anzi calzettoni granata per gli uomini allenati da mister Gianluca Rosato. Abbiamo citato il mister degli ospiti che è Giuseppe Minosa, intervento di Pasculo a liberare, palla che scavalca la neve. Questi primi minuti, trio d'attacco della Virtus con Fanigliulo a destra, Renna centrale e La Neve a sinistra. Per quanto riguarda invece dall'altra parte, abbiamo detto il duo d'attacco composto da De Comite e Turi.
si è disposto così come vi avevamo anticipato, sia l'11 ospite sia l'11 di casa. Il rilancio adesso da parte di Venere, c'è la deviazione di un giocatore del Massafra, pallone che termina proprio dove ci sono i tifosi ospiti. La rimessa sarà per il Locorotondo con lo stesso Venere che opera sul settore di sinistra. Venere che ha già trovato due reti personali in questa stagione, ricordiamo 12esima giornata di andata in questo campionato, che questo girone B che è diventato dispari come numero di squadre per la radiazione del San Marzano. Con le mani viene in avanti adesso proprio Venere ad effettuare la battuta su Palazzo, che sbaglia però il controllo, prova a ripartire il Massafra proprio con Turi, che riesce a saltare un avversario, non il secondo che è Pascullo, lo chiude in scivolata. Ancora però il Massafra, l'apertura sulla sinistra dove c'è De Bartolomeo, il sinistro colpito male, molto male, chiuso troppo la sua conclusione, pallone raso terra, finisce in fallo laterale quasi all'altezza della bandierina. Anche in precedenza la battuta con il sinistro da parte di De Bartolomeo non era stata proprio ideale, gioca come esterno a sinistra sulla linea mediana nello schieramento di mister Minusa, giocatore con la maglia numero 11 De Bartolomeo. Il rilancio in avanti verso la neve, prova a saltare un primo avversario, viene chiuso comunque dal secondo che è Bruno, poi Renna in lotta commette fallo su Baratto. È motivo di questo calcio di punizione deciso dal signor Matera di Barletta, è lui che sta dirigendo questo incontro. È iniziato da 4 minuti 7 secondi, 0-0 il punteggio allo stadio comunale di Viale Olimpia di Locorotondo. Chiama lo schema, la battuta da parte del Massafra, sfiora di testa Galeano, poi il controllo da parte di De Comite che prova a entrare in area di rigore, viene chiuso dalla difesa dello Crotondo, ma resta in possesso la formazione ospite. Traversone basso con Palazzo che nel cuore della propria area di rigore controlla, poi c'è il dribbling, rischia un po' ancora ma riesce a liberarsi bene, poi Fanigliuro la finta, si accontenta della rimessa laterale che sarà dunque in favore del Locorotondo. Rimessa laterale lunghissima, troppo lunga per Renna, poi il controllo di Galeano con il petto, ne ha approfittato Balestra che ha effettuato il rilancio, numerazione classica da 1 a 11 per il Massafra, numerazione personalizzata invece per i giocatori di casa. La neve viene fermato, poi c'è questo rilancio in avanti, pallone che non viene tenuto in campo da De Vincenzo, sarà rimessa proprio davanti alla panchina di mister Rosato. E Martino Tagliente, anche lui due gol personali nel proprio bottino di reti. Il traversone di Tagliente non è proprio preciso, palla che viene allontanata dalla difesa del Massafra, c'è questo rilancio lungo in avanti, ancora tocca all'indietro su Basile, il rilancio di quest'ultimo, prova a controllare Speciale che poi finisce a terra, per l'arbitro però si può proseguire. Ancora fallo, questa volta commesso su Palazzo, qui l'arbitro interviene sia per decretare il calcio di punizione in favore del Locorotondo sia per andare a redarguire verbalmente il numero 4 Baratto della formazione ospite, che è l'autore di questo fallo. La battuta di Ancona, l'apertura sulla neve proprio sulla linea laterale, palla al centro per il controllo di Renna, all'indietro verso il proprio capitano, poi Palazzo, l'apertura per Tagliente, da questi a Fanigliulo, viene chiuso Fanigliulo dall'intervento di un avversario, esattamente da De Vincenzo, a rimessa per i locali. La rimessa di Tagliente, cerca un compagno, palla che arriva lunghissima al centro dell'area di rigore, allontanata ancora dalla difesa ospite che concede soltanto un'altra rimessa laterale. Palla che viene recuperata da Tagliente, il suo traversone di prima intenzione, allontana Baratto, palla che si impenna altissima, la meglio Pascullo nel duello su De Comite, esperienza per entrambi i giocatori.
La neve mette in movimento Fanigliulo, quasi sul fondo, il traversone di Fanigliulo prova in scivolata ad arrivarci in speciale, che si allunga ma che colpisce il pallone d'esterno, non riesce a creare problemi alla porta di Miccoli, ma è la prima sortita in avanti da parte della Virtus Locorotondo. Quando siamo giunti all'ottavo minuto di questo primo tempo, cercato un paio di incursioni il Massafra con De Comite subito tra i protagonisti. È pronto alla ripresa del gioco l'estremo ospite Miccoli, classe 97, il suo rilancio, palla che viene controllata da Venere verso Renna, riesce a deviare di testa, intendeva servire la neve ma ha avuto la meglio nettamente Miccoli, che ha fatto suo il pallone, ha fatto già riprendere l'azione dei propri compagni. C'è Balestra all'impostazione che viene attaccato in maniera vincente da Renna, lo stesso Balestra lo mette giù per evitare la ripartenza, sarebbe stata pericolosa da parte della Virtus che aveva rubato palla all'altezza della tre quarti difensiva del Massafra. Massafra che provava ad uscire con il possesso forse un po' prolungato di Balestra, calcio di punizione. C'è la neve vicino al punto di battuta, due uomini in barriera che sono Capitan Turi e Marchionna per il Massafra, mentre si propone sulla destra anche Pasculo che ha lasciato la zona di difesa, la zona centrale di difesa. Ci sono cinque uomini al limite dell'area da parte del Locorotondo. La battuta di la neve, palla che poi viene pericolosamente toccata due volte da De Bartolomeo, palla che si impenna, non viene completato il disimpegno, ci sarà rimessa in zona d'attacco per la formazione della Virtus Locorotondo quando siamo entrati nel decimo minuto di questo primo tempo con il punteggio sempre di 0-0. La neve per Venere cerca un gioco di gambe, riparte invece il Massafra che serve De Comite, attacco su di lui di Palazzo, commette fallo, calcio di punizione per gli ospiti. Gli ospiti, oltre ad aver già affrontato in calendario il San Marzano, ecco perché hanno due partite in meno, non hanno completato invece l'incontro dello scorso turno, la partita con l'Erche che per un infortunio al direttore di gara è stata chiusa alla fine del primo tempo. Si recupererà questa partita. La neve anticipato da Baratto che ha servito Balestra, il lancio lungo in avanti verso De Bartolomeo, riesce a mettere in movimento ancora Baratto, il rilancio da parte di Galliano trova il corpo di De Bartolomeo, quindi rimessa per la Virtus che sarà affidata a Martino Tallente, maglia numero 5. È rimessa ancora lunga in avanti a cercare la neve, viene strattonato da un avversario, l'abito fa proseguire, poi mette un buon pallone in avanti Renna per la neve che secondo i giocatori del Massafra era in fuorigioco, hanno alzato la mano richiamando l'attenzione del direttore di gara. Anche il signor Matera della stessa opinione, ha fischiato la posizione irregolare alla neve. Buona l'idea da parte di Renna che aveva suggerito in maniera invitante proprio per il capocannoniere di questo girone B. Prova adesso a partire il Massafra, palla verso Turi, di prima intenzione il servizio, l'apertura, il tuffo di testa di Pasculo, poi la neve che prova a controllare questo pallone, viene attaccato da un avversario, subisce ancora fallo da parte di Baratto. Subito attenti i centrocampisti del Massafra ad evitare le ripartenze del Locorotondo. Si aspetta adesso il ritorno del pallone per poter ricominciare il match. E ancora il capitano nelle file del Locorotondo, completamente ristabilito Ancona, già tornato da qualche partita, completamente a disposizione di mister Rosato, duo di difesa proprio costituito da lui
E da Pasculo quest'oggi di prima intenzione la Neve mette in avanti questo pallone al limite dell'area, va a lottare Fanigliulo, c'è l'anticipo da parte di Miccoli che non rischia la presa ma va in scivolata, proprio un passo appena forse dentro la propria area di rigore, provoca la rimessa laterale in favore della Locorotondo dal settore di destra, rimessa affidata già a Tagliente che ha servito la Neve, il traversone di quest'ultimo. Di testa interviene Venere, palla che rimane lì in zona, poi Fanigliulo non riesce a girarsi, va la Neve ad a cercare di controllare il pallone, esce bene invece il Massafra, c'è il fallo commesso da Galeano, l'arbitro raccomanda calma, è andato a redarguire verbalmente anche il numero 23 della Virtus Locorotondo. Galeano è stato il capitano della Virtus in assenza di Ancona, ma ripeto, Ancona adesso è rientrato, quindi adesso il Locorotondo soffrirà di questa rimessa laterale. Venere per Palazzo, di prima intenzione su Renna, di testa Renna ha involontariamente servito Baratto, il lancio lungo in avanti, Pasculo in anticipo, interviene Basile che però involontariamente stava per servire De Comite, lo stesso Basile però è stato prontissimo a intervenire in una seconda volta per allontanare definitivamente il pallone in rimessa laterale. 14 minuti di gioco, siamo in diretta sulla pagina Facebook Antenna Sud Sport nella trasmissione di questa partita. Finisce a terra De Bartolomeo, il rilancio nel frattempo di Basile, lungo in avanti, al volo chiude Formisano, poi il pallone schizza in avanti dopo il tentativo da parte del Locorotondo, riesce ad evitare la rimessa dal fondo, Renna concede solo rimessa laterale, ma Massafra è già ripartito. Palla per Maggi, il tocco all'indietro, il rilancio, pallone che colpisce Speciale e finisce fuori dal terreno di gioco, rimessa laterale in favore della formazione ospite, ripartirà. Con questa rimessa lunga interviene Palazzo, poi prova ad agganciare il pallone Galeano, alla meglio invece il Massafra, c'è l'anticipo di Ancona su Turi, palla in fallo laterale e rimessa per la formazione ospite. Con le mani servito Turi che prova ad aggirare un avversario, esattamente Venere, non c'è molto spazio da quelle parti, infatti Venere tocca il pallone per ultimo, determina la rimessa con le mani in favore degli ospiti mentre Turi va a schierarsi centralmente. Turi richiamato a distanza dal direttore di gara, si può riprendere il gioco, la rimessa lunga verso il centro, interviene prima Ancona, poi Speciale, è in vantaggio però De Vincenzo che tocca all'indietro, riceve ancora il pallone lo stesso De Vincenzo, qualche problema con il controllo, viene fermato da un avversario, la rimessa sarà dei locali. Sempre Tagliente a riprendere il gioco dal settore di destra, c'è il tentativo di anticipo da parte di Speciale, poi Palazzo, palla che carambola sul corpo di Marchionna, finisce in fallo laterale ancora in favore della formazione locorotondese. Tagliente di testa in avanti, ha intuito tutto De Vincenzo, palla altissima, Palazzo, poi l'anticipo di Tagliente. Di testa interviene Renna che ha commesso fallo però su Baratto, dice il direttore di gara. Calcio di punizione per il Città di Massafra sul risultato di 0-0. 17 sono minuti nel corso di questo primo tempo. Con le immagini di Beppe Magrone vi stiamo trasmettendo in diretta sulla pagina Facebook Antenna Sud Sport questa partita che vale per la 12ª giornata del campionato di prima categoria pugliese, girone B, zone alte della
classifica con il Locorotondo che è capolista, 26 punti in 11 partite. Prima di questo match c'è il calcio di punizione in favore del Massafra per il fallo commesso su De Comite. Siamo un po' defilati rispetto alla porta di Basile, ma la posizione può comunque essere interessante. Non siamo proprio vicinissimi alla porta del Locorotondo, ma Turi con molta cura ha sistemato il pallone. Sarà probabilmente egli stesso a incaricarsi della battuta di questo calcio di punizione. Chiama quattro uomini in barriera il portiere Basile, che sono Fanigliulo, Palazzo, Galiano e Renna. Parte Turi, palla che colpisce proprio Renna, poi Maggi sul pallone, salta in dribbling un avversario, prova a servire De Bartolomeo che però viene chiuso da Tagliente. Il tocco centrale di Tagliente viene intuito dallo stesso De Bartolomeo. De Vincenzo, il suo sinistro colpito un po' troppo d'esterno, pallone viene tenuto in gioco da De Bartolomeo, poi però Palazzo suggerisce su Fanigliulo che guadagna la rimessa laterale, l'intervento di De Vincenzo che ha messo palla in out. È rimasto a terra De Comite del Città di Massafra, tra l'altro il giocatore è rimasto fuori dal rettangolo di gioco. L'arbitro controlla tutto a distanza e adesso consente la ripresa del gioco. Lanive lo scambia ancora con Tagliente, intervento di De Vincenzo, dall'altra parte non interviene Tagliente, prova ad andare via Turi, c'è in anticipo su di lui Ancona che tocca all'indietro, palla per Speciale di prima intenzione su Renna che tocca ancora all'indietro su Galiano, attacco irregolare di Galiano che ha subito Galiano da parte di De Bartolomeo, protesta Galiano col direttore di gara che ripeto ha accordato il calcio di punizione. Non è intervenuto un provvedimento nei confronti dell'avversario, forse intendeva questo Galiano. Calcio di punizione battuto da Pasculo su Tagliente, suggerisce davanti questo pallone Tagliente, lo recupera Galiano, prova a domesticarlo, va il tentativo da parte di De Bartolomeo, non lo ha toccato la neve. Per l'arbitro invece lo ha toccato il giocatore numero 11 del Locorotondo e dunque affida la rimessa dal fondo al portiere Miccoli della formazione ospite. Di testa Speciale ad allungare per Renna che sbaglia il controllo ma ha subito fallo commesso da Formisano. L'arbitro accorda il calcio di punizione in favore della formazione blaugrana. Renna non aveva avuto il controllo perfetto ma era andato a cercare di recuperare il pallone egli stesso, poi c'è stato l'intervento falloso dell'avversario e dunque il calcio di punizione per il Locorotondo con De Comite e con Marchionna che sono troppo vicini al punto di battuta. Adesso l'arbitro li fa allontanare. La neve sempre ad incaricarsi dei calci piazzati. Diventano sette gli uomini della Virtus adesso al limite dell'area. Ci sono quattro da una parte, tre dall'altra rispetto alla porta difesa da Miccoli. Tre uomini in barriera, forse un po' troppo vicini quelli della Massafra. Parola che viene svirgolata probabilmente da Formisano, diventa comunque corner, sicuramente il primo angolo in favore del Locorotondo dal settore di sinistra del proprio attacco. Anche questo lo va a battere Alessandro Laneve. Di testa allontana Turi, poi Palazzo di prima intenzione su Fanigliulo. Apertura per Massimo Ancona, il traversone di quest'ultimo, c'è Laneve che prova a rimettere al centro il pallone, non riesce però nel suo intento, pallone che termina sul fondo
c'è un giocatore del Massafra che è rimasto a terra, però dovrebbe trattarsi di Marchionna, probabilmente il numero 7 che ha avuto la peggio. No, Marchionna è in piedi e da vicino al giocatore che è rimasto a terra viene autorizzato l'ingresso del massaggiatore degli ospiti, che è Nicola Altavilla. Siamo nel corso del 23esimo minuto di questo primo tempo, sempre 0-0 il risultato fra la Virtus Locorotondo e il Città di Massafra. Big match di questa giornata nel girone B del campionato di prima categoria pugliese. Ripeto, partita è importantissima per quanto riguarda proprio le primissime posizioni, classifica che va elaborata anche in considerazione del fatto che, come abbiamo accennato in precedenza, in questo girone le squadre sono rimaste in 15 perché il San Marzano, dopo la doppia mancata presentazione, è stato radiato, quindi sono rimaste in 15 ed essendo avvenuto questo fatto nell'arco del girone di andata, quindi vengono tolti tutti i punti alle squadre che avevano già affrontato questo avversario. Teoricamente il Massafra, che ha due partite in meno vincendole entrambe, sarebbe l'unica squadra che potrebbe sopravanzare la Virtus Locorotondo, ma ripeto, una si tratta proprio dell'effetto della radiazione del San Marzano, l'altra invece è la partita che dovrà recuperare contro l'Erchie, che è stata interrotta alla fine del primo tempo domenica scorsa, partita tra l'altro che era sul 2-1 in favore proprio dell'Erchie, ma della quale si giocherà tutto il secondo tempo. Rena va ad attaccare Maggi nella circostanza, che riesce comunque a disimpegnarsi, poi pallone che finisce out, c'è stato il tocco forse proprio dello stesso Renna, quindi la rimessa sarà in favore della formazione ospite, con Maggi che va a toccare su De Comite, poi Baratto, l'anticipo di Pasculo, palla per Speciale, tocca verso Palazzo che è stato anticipato, rimane a terra, anzi rimangono a terra in due, un giocatore della Virtus Locorotondo, un giocatore della Massafra, il giocatore della formazione di casa, si tratta di Palazzo sicuramente. Non riusciamo a distinguere dalla nostra postazione chi è invece il giocatore del Massafra infortunato, credo che sia Marchionna. Comunque si stanno rialzando entrambi adesso. Sì, si è rialzato Palazzo, si è rialzato anche il giocatore del Massafra ed è proprio Marchionna, dunque è pronto tra l'altro il massaggiatore Altavilla, che non era ancora rientrato in panchina dopo l'intervento precedente. Ma sembra in grado di riprendere il proprio posto in campo il numero 7, Marchionna. Nel frattempo ha rimesso in gioco volontariamente il pallone del Comite dalle parti di Basile per restituire palla alla squadra che ne aveva il possesso. Basile, il suo rilancio lungo, sfiora di testa Renna, però il rilancio è di Formisano verso De Comite, che gioca una quantità infinita di palloni, spesso manovra anche all'indietro a dar manforte ai propri compagni, è un giocatore molto esperto, ripeto, vice capocannoniere con 11 reti di questo girone, solo dopo la Neve che di reti ne ha realizzata una in più. Fa salire molto bene la squadra del Massafra, De Comite, un giocatore di esperienza. Battuto il calcio di punizione, palla direttamente dalle parti di Basile, che la fa sua senza grossi problemi, presa alta, colpo di testa da parte di Bruno, che ha anticipato l'intervento probabile di La Neve, che era in agguato alle sue spalle. Palla per l'intervento di Tagliente, che ha fermato l'incursione sulla sinistra di Di Bartolomeo. Rimessa verso Turi,
contrastato da Palazzo. Turi prova ad andare via, vince un primo contrasto, torna di lui lo stesso Palazzo che gli mette il pallone, ancora fallo laterale. Palazzo protesta nei confronti del direttore di gara perché si è aiutato con le mani, dice Turi, ma l'arbitro ha giudicato regolare l'azione del capitano del Massafra. Speciale al limite dell'area, controlla, prova a servire Galeano in uscita, non è preciso forse il tocco verso il proprio compagno, palla che si perde in fallo laterale per la battuta del Massafra. Quasi sul fondo, prova a tornare all'indietro, coinvolgere ancora Balestra. Balestra contrastato da Palazzo, poi De Vincenzo. De Vincenzo cerca spazio, scarica centralmente su Baratto, c'è l'intervento falloso su De Vincenzo. L'arbitro aspetta qualche istante prima per valutare l'eventuale proseguo dell'azione, poi fischia il calcio di punizione in favore della formazione ospite. 29 minuti nel corso del primo tempo, 0-0 il risultato qui al comunale di Viale Olimpia di Locorotondo. Giornata bella dal punto di vista delle condizioni atmosferiche in mattinata, da qualche ora invece il cielo è coperto, ci sono ancora anche sprazzi di cielo azzurro, ma adesso si è rialzato nel frattempo De Vincenzo e calcio di punizione che viene affidato a De Comite. Ci sono De Comite e c'era anche Balestra vicino al punto di battuta. Balestra però si è allontanato adesso, due uomini soltanto in barriera. Parte la battuta del calcio di punizione, si apre la barriera della Virtus, pallone però non crea pericolo a Basile, nettamente fuori dello specchio della porta dell'estremo difensore del Locorotondo. È lo stesso Basile che è andato a recuperare il pallone per rimetterlo in gioco, lo fa toccando al vicino Pascullo, da questi a Palazzo. Palazzo verso la neve, ma è fuori misura il passaggio, nel frattempo hanno invertito la posizione, la neve da qualche minuto sta giocando a destra, Fanigliulo si è spostato a sinistra, succede spesso nel tridente d'attacco di mister Rosato questa variazione dei due esterni, della posizione dei due esterni. Galeano va a recuperare il pallone per la neve che salta bene un primo avversario, non il secondo che Balestra che lo ferma, poi Renna guadagna la rimessa laterale, Renna, e l'ultimo tocco è stato di De Vincenzo. Tagliente con le mani, lungo verso la neve, c'è l'intervento di De Vincenzo prima, poi Formisano che in dribbling riesce a saltare un avversario, poi Galeano, ancora Formisano, c'è il calcio di punizione in favore proprio di Formisano che protesta poi in maniera netta nei confronti del direttore di gara, protesta anche Balestra. Guadagnato qualche metro Formisano, anzi per la verità più di qualche metro rispetto al punto di battuta che era forse davanti alla panchina del Locorotondo. Parte questo calcio di punizione, interviene di testa Tagliente, palla che termina in out. Effettuata la rimessa verso Turi, contrastato da Galeano, ancora Turi, Palazzo anche su di lui, Galeano gli porta via il pallone, viene messo giù e c'è probabilmente il primo cartellino giallo della partita ed è verso il capitano del Massafra, Turi. Il primo cartellino giallo, viene ammonito Turi. Siamo al 32esimo minuto del primo tempo. Batterà questo calcio di punizione. Battuta di Basile, di testa interviene De Bartolomeo, controlla il pallone Galeano che
lo accompagna praticamente in rimessa laterale. Ancora tagliente alla ripresa del gioco. Serve in avanti verso la neve che controlla il pallone, viene attaccato da un avversario. Per l'arbitro è tutto regolare, poi interviene Galeano. Speciale ancora su Galeano che prova ad aggirare Balestra. L'ultimo tocco è di Galeano però. Protesta Galeano, il cartellino giallo anche per lui. Cartellino giallo anche per Galeano per proteste, questo intervento del direttore di gara al 33° minuto del primo tempo. Stato gioco abbastanza maschio sin dalle primissime battute. Adesso però l'arbitro ha deciso di mostrare i cartellini gialli, ha cominciato con Turi nell'arco di un paio di minuti appena, ne ha già mostrati due, uno per parte. L'anticipo di Galeano su De Bartolomeo che protesta a sua volta per un probabile fallo ricevuto. Si surriscaldano un po' gli animi in campo, c'è questo tentativo adesso da parte di Galeano di anticipare un avversario. L'arbitro dice che ha commesso fallo, deve stare attento Galeano che ha appena ricevuto il cartellino giallo. Baratto che ha recuperato il pallone. Viene Balestra però ad effettuare la battuta di questo calcio piazzato in favore degli ospiti, che portano sei uomini al limite dell'area. Parte la battuta, allontana Venere, in anticipo il portiere Miccoli che effettua il rilancio, poi l'anticipo di Tagliente. Galeano mette il pallone in rimessa laterale in favore ancora degli ospiti. Cercato questa ripartenza e Locorotondo subito fermato, non riesce a controllare Baratto, poi Palazzo viene fermato a sua volta. Galeano, lancio lungo di quest'ultimo, renna di testa verso la neve, un po' arretrato il pallone da parte di Renna verso il proprio compagno, palla che finisce fuori con le mani di Vincenzo su De Bartolomeo. Ancona che chiude con calma, Palazzo di testa su Tagliente. Tagliente in avanti, c'è l'intercetto da parte di De Vincenzo, poi Balestra viene fermato, tocco di Renna, la rimessa sarà degli ospiti e non della Virtus come intendeva Tagliente. Di testa interviene De Comite, il rilancio in avanti, ancora di testa lunga De Bartolomeo, poi Pascullo, il rilancio in avanti questo pallone, c'è l'intervento da parte di Bruno, ma poi ancora l'intervento da parte di Venere che ferma il tentativo di Turi che però recupera il pallone. Turi prova a servire ancora verso Marchionna che però è stato fermato dai giocatori del Locorotondo. Rilancio ancora in avanti, lungo, Formisano in anticipo. Un po' indeciso sul da farsi, Maggi finisce per mettere in difficoltà il proprio compagno Marchionna e la rimessa laterale è in favore del Locorotondo con Venere dal settore di sinistra. Numero 32 del Locorotondo. Renna spinto forse alle spalle Venere, nella circostanza Renna che ha toccato sì il pallone, lo ha messo fallo laterale, infatti protesta a distanza col direttore di gara perché ha ricevuto un fallo. Rimessa adesso che diventa del Locorotondo, l'ultimo tocco è di De Comite, anche lui protesta nei confronti del direttore di gara. Si parla forse un po' troppo in campo. Palazzo centralmente per Galeano, apre verso Tagliente che controlla e prova a mettere in movimento la neve che era già qualche metro avanti rispetto alla traiettoria del pallone nel proprio compagno.
Formisano per Bruno, postazione dei due difensori centrali della Massafra. Scivola Venere, concede qualche metro a De Comite che viene contrastato prima dallo stesso ancora, poi da Venere che è andato subito a recuperare. Adesso Baratto, sfera di testa De Bartolomeo, interviene Ancona, poi Venere, pallone che però si impenna altissimo, prova Galeano ad andare a difenderlo col corpo, riesce a guadagnare il calcio di punizione. 0-0 sempre il risultato al 38esimo minuto del primo tempo tra la Virtus Locorotondo e il Città di Massafra, 12esima giornata del campionato di prima categoria pugliese. Siamo nel girone B. Tagliente in avanti verso Renna che non può controllare, poi allontana Maggi, dall'altra parte Pasculo, intervento tentato da Baratto che finisce a terra anche De Bartolomeo. Calcio di punizione, il secondo rilevato dal direttore di gara che poi va ad accertarsi anche delle condizioni di Baratto che è rimasto a terra in uno scontro precedente. Gioco è fermo, si riprenderà con il calcio di punizione in favore della Città di Massafra. Vedete nelle immagini di Beppe Magrone il pallone che praticamente è sistemato quasi sulla linea di metà campo, si è ripreso anche Baratto che si è rialzato, può riprendere il gioco. 38 minuti, 25 secondi di gioco nella prima parte di gara. L'apertura sulla sinistra, palla per De Bartolomeo, lo scambio con De Comite, non si chiude per l'intervento di Palazzo che in scivolata concede solo la rimessa laterale. Rimessa effettuata verso Turi, capitano del Massafra, che viene messo giù a detta del direttore di gara, concede un altro calcio piazzato. Poi l'arbitro va a mostrare il cartellino giallo anche nei confronti di Tagliente, secondo giocatore ammonito nelle file del Virtus Locorotondo. Il primo è stato Galeano al 33esimo minuto, mentre adesso siamo al minuto numero 40 della prima frazione. Dunque due giocatori ammoniti nelle file del Locorotondo, appunto Galeano e Tagliente. Turi ammonito in precedenza nelle file del Massafra. Sarà praticamente un corner corto. Chiede due uomini in barriera Basile, che sono Fanigliulo e Palazzo, qualche metro dentro la propria area di rigore. Parte la traversione, attenzione, la girata da parte di De Comite, palla che colpisce la parte alta della traversa, poi schizza oltre il fondo. E l'emozione più intensa della partita fino a questo momento avviene al minuto numero 40. La girata di testa da parte di De Comite sugli sviluppi del calcio di punizione. E palla che ha colpito la traversa, la parte alta per la verità della traversa, poi è finita oltre il fondo. Il lancio di Venere, palla che si impenna altissima, prova a controllarla Formisano, poi c'è l'intervento di Renna, palla che finisce fuori, rimessa degli ospiti. De Bartolomeo controlla Palazzo, palla che finisce fuori questa volta dopo l'ultimo tocco di Balestra, quindi rimessa in favore per la formazione locale con il solito Tagliente a cercare Renna che riesce a far proseguire su Fanigliulo, poi subentra la neve nell'azione, viene strattonato la neve, l'arbitro ritiene che è tutto regolare. Ancora l'anticipo di Tagliente, palla che finisce out, protesta la panchina e il pubblico di parte locorotondese per questo calcio di punizione non rilevato. L'arbitro ha lasciato proseguire, ci avviciniamo alla fine della prima frazione di gara, 0-0 sempre il punteggio.
sono rientrate le squadre in campo, l'arbitro è andato a controllare la porta che in questo secondo tempo sarà difesa da Basile, adesso va a fare altrettanto dall'altra parte. Non mi sembra ci siano state sostituzioni durante l'intervallo, quindi Massafra che riparte con Miccoli in porta, la difesa con Maggi a destra, De Vincenzo a sinistra, i due centrali sono Bruno e Formisano, la linea di centrocampo è composta da Baratto, Marchionna e Balestra e De Bartolomeo, il duo d'attacco da De Comite e Turi. Il Locorotondo gioca con Basile a difesa dei pali, Tagliente e Venere sono i due difensori esterni, Ancona e Pasquale i due difensori centrali, Palazzo, Speciale e Galeano a centrocampo, Laneve, Renna e Fanigliuno in avanti. Sembra tutto pronto per poter dare il via alla ripresa, si riparte dallo 0-0, poche le emozioni vere, grande agonismo, partita molto frammentata nel corso dei primi 45 minuti, molto spesso gli interventi del direttore di gara che è il signor Gabriele Maria Matera di Barletta. E rilancio in avanti, palla per Renna che la controlla bene, subisce l'attacco da parte di Baratto che è falloso, dice il direttore di gara, e qui c'è il cartellino giallo nei confronti di Baratto, ammonito, primo giocatore ammonito nel corso del secondo tempo, il secondo giocatore che finisce sul tacchino giallo del direttore di gara nelle file degli ospiti al primo minuto dopo appena una trentina di secondi. Ovviamente adesso attacca da sinistra verso destra il Massafra in questo secondo tempo. Ricordo in maglia a bande verticali gialla e rossa il Massafra con pantaloncini rossi e calzettoni gialli, mentre il Locorotondo con la maglia che è nella parte anteriore di colore blu granata, tutta granata nella parte posteriore dove ci sono i numeri in giallo. Pantaloncini blu, calzettoni granata per i ragazzi allenati da mister Rosato, che ha in panchina Demitri, Neglia, Romanazzo, Pentassuglia, Miola, Tarì, Cassano, Palmisano e Rosato. Attenzione a questo tentativo della Massafra, le traversioni di Turi dall'altra parte, prova a controllare Balestra, tiene in campo il pallone, effettua il cross di sinistro, palla che viene deviata da Tagliente in fallo laterale. Mentre il mister degli ospiti, che è Giuseppe Minosa, in panchina con il numero 12 Ricci, poi Coronese, Giannetti, Santovito, Lentini, Ciaurro, Marraffa, De Mare e Zito. Massafra che manovra con Balestra, allontana Ancona, poi perde il posto della, perde il possesso del pallone pericolosamente il Locorotondo, quasi al limite dell'area, rimedia Venere che anticipa Turi, poi Galliano prova a servire la Nive, c'è l'anticipo però su di lui, ancora la Nive sul pallone contrastato da un avversario, secondo lui lo strattona, era Maggi nella circostanza, l'arbitro però giudica tutto regolare, ancora Maggi. Dall'altra parte c'è Tagliente che prova a servire Fanigliuro, c'è ancora l'anticipo da parte dei giocatori del Massafra, De Bartolomeo prova a ripiegare su di lui Fanigliuro, il traversone però presa alta da parte di Basile che riceve gli applausi dei propri tifosi. Basile che adesso effettua il rilancio lungo verso Renna, c'è l'anticipo di Bruno su di lui, poi Turi si disinteressa del pallone perché era in evidente posizione di fuorigioco, fuorigioco di rientro il suo, e quindi ha lasciato che il pallone finisse dalle parti di Miccoli, dalle parti di Basile che si appresta ad effettuare il rilancio. Adesso interviene per un attimo Balestra, ha recuperato Galeano, Palazzo non riesce a servire Renna, Palazzo prova a recuperare il pallone successivamente, riesce infatti ad avere la meglio su De Comite, prova l'apertura sulla Neve, ma la chiusura ancora della formazione ospite puntuale, il rilancio da parte di Maggi, palla per Pasculo che controlla e mette in movimento Venere, anticipo da parte di La Neve su un avversario, esattamente su Maggi, contrasto duro tra i due,
ha subito la peggio la neve che è rimasta a terra. Va anche Bruno a protestare. Palazzo sistema il pallone. Pasculo si è avvicinato per un attimo alla propria panchina, adesso va a riprendere il proprio posto il giocatore più arretrato adesso nello schieramento di mister Rosato. Palazzo parte la battuta di Palazzo all'altezza del secondo palo, salta ancora ma la traiettoria del pallone è più alta e quindi finisce in fallo laterale dalla parte opposta rispetto al punto di battuta. Con le mani sarà il Massafra a riprendere il gioco, 0-0 il punteggio, siamo nel corso del sesto minuto di questa ripresa. Palla lanciata in avanti, Basilea, attenzione, commette un errore, si scontra con un avversario, c'è l'intervento del direttore di gara e l'ammonizione anche per Basile che aveva sbagliato il tempo di intervento, anche il tempo d'uscita per la verità, quindi Basile finisce anche lui sul taccuino giallo del direttore di gara. Sesto minuto nell'arco del secondo tempo, quarto giocatore della Virtus ammonita e qui cominciano a diventare tanti i giocatori del Lago Rotondo che hanno visto il cartellino giallo del direttore di gara, sono Basile, Tagliente, Pasculo e Galiano. Per quanto riguarda il Massafra è stato ammonito poco fa, proprio ad appena inizio del secondo tempo Baratto, nel primo tempo era stato ammonito Capitan Turi. E dunque adesso il calcio di punizione dalla parte opposta in favore del Massafra, sempre defilati rispetto allo specchio della porta difesa da Basile, ma si portano in avanti, si porta in avanti anche Bruno nelle file del Massafra. Dentro l'area di rigore avversaria ci sono anche Turi, De Bartolomeo. Parte la battuta, respinge con i pugni Basile, poi allontana Venere che mette palla in fallo laterale, ma ha preferito non rischiare la presa Basile, anche se la battuta non sembrava irresistibile. Allontana ancora, palla per Renna che riesce a difendere il possesso, toccare all'indietro verso Palazzo, l'apertura, buona l'idea verso Fanegliulo, un po' fuori misura però il tocco di Palazzo che si scusa con i compagni, facendo anche dall'altra parte verso la neve che aveva chiesto verso la sua zona il lancio. Ancora Palazzo verso Galiano, Tagliente, chiude Formisano dall'altra parte, ancora Palazzo per Tagliente, tocca per ultimo il giocatore di casa e dunque la rimessa sarà in favore del Massafra con i tifosi dall'una e dall'altra parte che non hanno mai smesso di incitare le rispettive formazioni. Palla recuperata da Fanigliulo verso Speciale che non può controllare però. Va a recuperare un buon pallone lo stesso Speciale. Renna per ancora Speciale, fermato il suo primo tentativo. Palla per la neve, prova a saltare un avversario la neve, viene fermato. Suggerisce adesso per Venere che arriva a supporto. Si fa vedere, riceve Speciale. Ancora verso l'azione buona, aperta l'azione clamorosa per Fanegliulo che ha cercato la deviazione, poi Renna sul secondo palo non è riuscito a trovare il tempo per intervenire, forse c'era stata anche una deviazione. Dall'altra parte Palazzo tunnela i danni di un avversario, di De Bartolomeo nella circostanza, il servizio però è impreciso, opportunità ghiotta per il Locorotondo, prima Fanegliulo e poi Renna però non ne hanno approfittato, opportunità che registriamo al nono minuto della ripresa. È stata una bella incursione di Venere dalla sinistra. Adesso viene avanti Turi
che prova questa conclusione con il destro, trova il corpo di Ancona che le concede la rimessa con le mani. Lasciaturi a Maggi, la ripresa del gioco, c'è l'anticipo di Renna, c'è il calcio di punizione in favore del Massafra dall'angolo corto dell'area di rigore. Sembrava pulito l'anticipo di Venere su Turi, l'arbitro invece è intervenuto accordando il calcio di punizione in favore del Massafra. Può essere un'opportunità ghiotta, Virtus che deve migliorare proprio sui calci piazzati in fase difensiva, a volte concede qualcosa agli avversari. Ci sono Turi e anche Balestra sul punto di battuta, c'è movimento sulla panchina della Virtus Locorotondo, probabilmente mister Rosato vuole giocarsi qualche cambio. La battuta di Turi, di testa è intervenuto Galeano ad allontanare, poi palla che finisce ancora in area di rigore, l'arbitro ha fermato tutto segnalando la posizione irregolare probabilmente di De Comite, comunque di qualche attaccante ospite. Sfiora soltanto il pallone la neve, il rilancio di Maggi direttamente preda di Angelo Basile che ha messo in movimento Tagliente, poi Palazzo, c'è stato tentativo di intervento giudicato falloso credo dal direttore di gara ai danni di Palazzo, intervenuto a segnare il calcio di punizione il signor Natira di Barletta, però il Locorotondo ha commesso un errore grossolano in fase di uscita, tutta la squadra stava salendo sul possesso di palla, c'è stato questo errore, questa imprecisione, ha rischiato un po' la formazione di mister Rosato. Il rilancio, palla verso Renna che non riesce a indirizzarla su Galeano, prova a recuperare lo stesso Renna ma viene in avanti De Vincenzo per il Massafra che salta Galeano, poi Palazzo, è regolare l'intervento di Palazzo che non riesce a servire Galeano, però ancora il Massafra con Bruno, si riparte all'indietro, palla per Balestra, il rilancio di quest'ultimo, palla che finisce direttamente out. Palazzo, controllo di Palazzo che serve Galeano, Galeano studia lo schieramento dei compagni, prova a servire Fanigliulo, prova ad accentrarsi Fanigliulo, viene fermato però in scivolata da Formisano, poi De Bartolomeo, Baratto, pallone colpito male, lo recupera ancora Fanigliulo, lo tocca all'indietro per Pasculo. Palazzo di prima intenzione ancora verso Fanigliulo che però ha due uomini su di lui che lo anticipano e che fanno ripartire la formazione ospite. Palazzo intercetta ancora, va a recuperare un altro buon pallone, Tagliente, effetto il lancio lungo avanti per Renna che controlla il pallone, per l'arbitro in fuorigioco, protesta Renna a distanza, non è assolutamente d'accordo nemmeno il pubblico di casa, sembrava regolare la posizione di Renna nella circostanza ma l'arbitro ha deciso così. E il Massafra che va all'impostazione con Bruno servito da Formisano, poi Bruno salta in dribbling la neve, salta anche Renna però sbaglia l'appoggio, serve Palazzo, da questa alla neve, prima intenzione su Renna, riesce a rimanere in piedi Renna, fa proseguire speciale da questi a Venere, palla per la neve, la finta di la neve ma non arriva nessuno, poi la finta la fa anche Venere, il pallone finisce in fallo laterale, la rimessa della Virtus al 14° minuto della ripresa, sempre 0-0 il punteggio fra Virtus Locorotondo e Città di Massafra. Calcio di punizione, fallo ancora di Turi che deve stare attento, già ammonito Turi, l'arbitro ha segnato il calcio di punizione in favore del Locorotondo che l'ha già battuto, servito la neve, scivola la neve, questa volta è giusta la decisione del direttore di gara, non c'erano gli estremi per il calcio di punizione, ci sono invece qui per l'intervento scorretto su speciale, ancora fallo commesso da Turi,
E ovviamente Turi è già ammonito, quindi deve stare molto attento. Capitano della formazione ospite ha fermato un'altra ripartenza da parte del Locorotondo. Numero 32, Venere, pronto per la battuta di questo calcio di punizione. L'uscita e porta che rimane sguarnita, l'arbitro assegna ed indica il calcio di rigore. Mi è sembrato che indicasse il dischetto, anche se per la verità c'era stato l'intervento, lo scontro probabilmente tra il portiere Micoli e Renna. Renna è rimasto a terra, sembra aver avuto la peggio. Adesso il direttore di gara, attorniato da tutti i giocatori del Massafra, che protestano ovviamente. No, non è Renna, perché Renna infatti è in piedi, è fuori dell'area di rigore. Forse Ancona che si era portato in avanti, forse Ancona che si era portato in avanti nell'azione di poco fa, e sugli sviluppi di questa azione l'arbitro sembra ovviamente irremovibile nella sua decisione. Però non si può riprendere il gioco, perché Ancona è a terra nell'area di rigore del Massafra, affidato alle cure del massaggiatore. Adesso ha fatto bene Venere ad allontanare Renna, che forse stava parlottando con, non proprio con toni amichevoli, con Turi. Doni Mudo, l'arbitro ha segnato il calcio di rigore, palla tra le mani di Lanieve, che probabilmente si incaricherà della trasformazione. Siamo giunti al minuto numero 16, anzi 17, scocca adesso nell'arco del... secondo tempo. È ancora a terra il giocatore del Locorotondo. Non è Ancona, perché Ancona è in piedi proprio lì vicinissimo al compagno che è rimasto a terra. Tagliente, Martino Tagliente, che si è rialzato adesso, il giocatore con la maglia numero 5. Tra l'altro c'è un bel gesto con il portiere del Massafra, i due probabilmente si stanno chiarendo. Aveva avuto la peggio il giocatore del Locorotondo, l'arbitro ha segnato il calcio di rigore, protestano adesso i giocatori del Massafra. Probabilmente è stato ammonito un altro giocatore degli ospiti, è stato ammonito De Comite al minuto numero 18 di questa ripresa, un altro giocatore che finisce su taccuino giallo del direttore di gara. Diventano 7 in totale i giocatori ammoniti, 4 nelle file del Locorotondo, 3 quelli del Massafra. Adesso si può procedere con la battuta del calcio di rigore. Lanieve contro Micoli. E Lanieve mette la palla all'incrocio alla destra di Micoli, che aveva intuito la parte della battuta del calcio di rigore del capocannoniere del campionato, che firma così il gol numero 13. Ma non poteva arrivare, perché la traiettoria praticamente è finta quasi nel set alla destra della porta di Micoli, quindi si sblocca il risultato al 18° minuto della ripresa, e la sblocca il solito Alessandro Lanieve, che ha trasformato questo calcio di rigore al 18° minuto della ripresa. Sono andati tutti a festeggiare, anche i componenti della panchina del Locorotondo. Fioccano ancora le ammonizioni, è stato ammonito probabilmente anche il numero 8,
che però adesso viene sostituito. C'è una doppia sostituzione nelle file del Massafra. Escono il numero 8, entra il numero 20 che è Zito, è uscito il numero 7 che è Marchionna ed è entrato il numero 15, quindi Santovito. Dal 19° minuto del secondo tempo, Santovito al posto di Marchionna e Zito al posto di Balestra nelle file appunto della formazione ospite. Adesso c'è una rimessa con le mani in favore della Virtus Locorotondo, c'è un doppio intervento adesso da parte mi è sembrato di Tagliente, palla che comunque è finita dalle parti di Basile, che adesso si appresta ad effettuare il rilancio lungo direttamente all'altezza della tre quarti. Interviene Bruno, poi Palazzo, tutto al volo però, batti e ribatti adesso dall'una e dall'altra parte. Va Venere a lottare su questo pallone, suggerisce in avanti, la neve però è nettamente anticipato da un avversario, si tratta di Bruno, poi Palazzo di testa verso Speciale che può solo sfiorare, interviene ancora Venere, ancora l'anticipo di Bruno, poi Palazzo che controlla, si lamenta per un fallo subito Palazzo, poi c'è Renna che prova a difendere il possesso del pallone, va a guadagnarsi un calcio di punizione, il numero 9 in maglia blu granata, mentre è rimasto a terra ancora Palazzo. C'è ancora un altro cambio forse pronto nelle file della formazione ospite. Sì, mi sembra che si stia preparando anche De Mare. Ripeto, mister Menosa ha appena mandato in campo Santovito e Zito al posto di Marchione e Balestra, però adesso sta preparando ancora un altro cambio. Probabilmente aspetta la battuta prima di questo calcio di punizione che è in favore della Virtus Locorotondo. In vantaggio da qualche minuto per una rete a zero, il gol di Alessandro Lanega che ha trasformato il calcio di rigore, e adesso c'è probabilmente Venere che era finito in fuorigioco, posizione di offside per lui. Baratto per il Massafra, si riparte da Formisano, poi Bruno intercetta la neve solo per un attimo però, poi recupera Galeano, prova a mettere in movimento Fanigliulo di prima intenzione, ma c'è l'anticipo di De Vincenzo che prova a mettere in movimento De Bartolomeo, attenzione al traversone, c'è l'anticipo su tutti del capitano Ancona che non concede spazio, concede soltanto la rimessa laterale in favore degli ospiti con Turi. Adesso su di lui c'è Tagliente, l'ultimo tocco è di Turi, dice il direttore di gara. Tagliente che rimetterà in gioco il pallone con questa rimessa con le mani lunga, a cercare Renna che riesce ad allungare la traiettoria del pallone, ma ha commesso fallo Renna e il calcio di punizione diventa del Massafra, che prova a richiamare l'attenzione del direttore di gara. È pronto un altro cambio anche sulla panchina della Virtus, c'è movimento per la verità, ed ecco che sta per uscire De Vincenzo nelle file del Massafra, altra sostituzione al minuto numero 24 che ha appena scoccato, 24° punto De Mare. De Mare ha già firmato 4 gol in campionato, è pronto anche il cambio ormai pure nelle file del Virtus, sarebbe il primo per gli uomini di mister Rosato, ma si batterà prima questo calcio di punizione. Palla scodellata in avanti, Basile con i pugni allontana, poi Fanigliulo va a recuperare questo pallone, mette in corridoio per la neve, c'è l'anticipo su di lui da parte di Maggi, la neve però riesce poi a recuperare il pallone in velocità, forse incespica lui stesso, finisce a terra
la panchina del Locorotondo si sgola per richiamare l'attenzione del direttore di gara, finalmente il signor Matera Di Barletta, che sta dirigendo questo incontro tutt'altro che facile, si accorge delle intenzioni di mister Rosato, che cambia, esce Renna ed entra Palazzo, applauditissimo Vito Renna. Dal 25esimo minuto di questa ripresa entra Palmisano al posto di Renna. Di testa interviene Galliano per la neve, prova a far proseguire Speciale, ma c'è la chiusura di Maggi. Di prima intenzione Venere con il sinistro verso la neve, il pallone però finisce out. Lancia in avanti, palla controllata, poi subentra l'azione Santovito, fermato però da Venere in fallo laterale. Rimessa con le mani, l'anticipo di Venere che finisce a terra dopo lo scontro con De Mare, calcio di punizione per gli uomini di casa che conducono per una rete a zero. È pronto Venere a rimettere in gioco il pallone con questa battuta lunga verso Palmisano, messo giù Palmisano, strattonato da Bruno, guadagna il calcio di punizione il giocatore appena entrato. Attenzione che anche Palmisano, ottimo bomber, 6 gol segnati fino a questo momento per lui, ha guadagnato subito questo calcio di punizione andando a dare fastidio a Bruno con la neve che ha sistemato il pallone, che però poi è stato toccato da Venere. 4 uomini per ora in barriera, sono praticamente al limite dell'area, siamo lontani dalla porta di Niccoli. Palazzo e la neve vicino al punto di battuta, può battere col destro la neve, col sinistro Palazzo, parte la neve che scivola al momento della battuta, conclusione da dimenticare, nulla di fatto. C'è il corner, c'è il calcio d'angolo in favore della Virtus, dovrebbe essere il primo della ripresa questo. Si porta in avanti Venere, lo stesso Palmisano, traversone basso, Palmisano è il primo ad arrivare sul pallone, cerca di difendere il possesso della sfera, viene servito la neve appena fuori dell'area di rigore, prova a entrare in aria la neve, deve guardarsi dall'intervento di Baratto, il suo traversone è alto per tutti, prova ad andare a recuperarlo Galliano, lo tiene in campo, effetto il traversone però direttamente dalle parti di Miccoli, che ha anticipato Palmisano e che ha messo in movimento Turi. Rimessa per il Locorotondo, è stato bravo Palazzo a fermare il tentativo di Turi. Palla centralmente per Galliano, Galliano controlla il pallone, chiama in causa Tagliente, invita la calma Galliano, i propri compagni. Palazzo per Palmisano che viene anticipato questa volta correttamente da Bruno, ancora Tagliente, pallone però che diventa altissimo, prova ad arrivarci sul pallone Fanigliule, bravo però Bruno a disimpegnarsi bene, ad andare a guadagnarsi un giusto calcio di punizione con molta esperienza, difensore centrale della Massafra, Bruno insieme a Formisano nel settore centrale del proprio reparto arretrato. Cerca il controllo Galliano, poi è Tagliente che ferma il tentativo avversario. Tagliente prova ad imbeccare Fanigliulo che prova a tenere in campo il pallone, effetto il cross dal fondo di testa, la neve poi arriva sul secondo palo, palla che rimane lì, Palmisano lo gira fuori. Opportunità sotto rete, non facile ovviamente, ha dovuto
battere a rete praticamente alla cieca Palmisano, perché era di spalle rispetto alla porta, è riuscito a concludere verso la propria avversaria. C'è stata una deviazione, il pallone tra l'altro è terminato non lontano dal palo alla sinistra di Micoli, e dunque c'è il corner in favore del Locorotondo. Lo va a battere, manco a dirlo, Alessandro Lanive dal settore di destra. Palla che viene sfiorata al limite palazzo, si prova a coordinare il giocatore del Locorotondo, poi il pallone schizza tra una miriade di gambe, finisce fuori. Un altro giocatore del Locorotondo che rimane a terra, si tratta di Tagliente nell'azione precedente. Sì, dovrebbe essere proprio il numero 5 Martino Tagliente che si era portato in avanti. Adesso è arrivato l'arbitro in zona e Tagliente può ritornare all'indietro. Ma saprà prova a venire in avanti adesso con il nuovo entrato De Mare. Prova a fermare lo speciale. Servizio centrale per Baratto, ma è stato anticipato dalla Neve. Ha commesso fallo il giocatore della Massafra. Bravo la Neve a dare una mano in questo frangente, anche in ripiegamento difensivo. È stato determinante il suo ripiegamento, perché ha guadagnato un calcio di punizione, ma soprattutto ha fermato il tentativo avversario che poteva diventare pericoloso. Calcio di punizione, la battuta di Capitano Ancona verso Fanigliullo, che però viene nettamente anticipato. Poi Galliano alla caccia del pallone, riesce a guadagnare il possesso, serve proprio Fanigliullo, che però forse si fa un po' sorprendere. Attenzione all'opportunità per Turi, che indirizza verso la porta avversaria. C'è ancora però che chiude, non completa però il disimpegno, regana palla quasi a Santo Vito. C'è questo traversone, poi la battuta a rete, spreca un'occasione clamorosa con il sinistro al volo a porta che era rimasta letteralmente sguarnita. Non è riuscito a trovare la porta De Bartolomeo. Questa è un'occasione clamorosa per il Massafra, che va vicinissimo al pareggio sugli sviluppi di questa azione. Al 32esimo minuto. Minaccia l'arbitro Turi, vai! A porta vuota ha sprecato questa opportunità clamorosa De Bartolomeo, che ha alzato di poco oltre la traversa, aveva sul sinistro, sul piatto sinistro, l'opportunità per riportare in parità le sorti del match. Fanigliullo, messo giù Fanigliullo dall'intervento di un avversario. C'è il calcio di punizione per la Virtus, che può adesso nuovamente distendersi in avanti. Ovviamente con i tre cambi effettuati mister Minosa ha un po' ridisegnato la propria squadra. Attenzione speciale adesso, che prova a subentrare nell'azione, cerca lo spazio centralmente, viene fermato, va Venere a recuperare ancora un altro pallone, prova a servire la Neve, il controllo di la Neve su di lui, la chiusura immediata con il pallone che rimane in campo, lo recupera ancora la Neve, contrastato da Santo Vito. La Neve cerca quasi il fondo, viene fermato però, anche se Palazzo recupera il pallone, prova la conclusione con il sinistro Palazzo, palla alta oltre la traversa, conclusione che provoca qualche brivido nei tifosi ospiti, ma comunque Micoli sembrava ovviamente in grado di intervenire all'occorrenza. Palla per De Comite, il tocco all'indietro per Baratto, una zona dove c'è Fanigliullo che tocca all'indietro per Tagliente. In avanti adesso è andato centralmente De Mare ad occupare questa posizione sulla corsia di destra. Santo Vito gioca, ovviamente parliamo dei giocatori che sono subentrati. Attenzione, c'è l'ammonizione anche per Palmisano, è stato ammonito anche Palmisano al 34esimo minuto della ripresa. Un altro giocatore ammonito nelle file del Locorotondo, e credo sia il quinto nelle file blaugranata. Calcio di punizione, lo batterà Formisano, manda in avanti tutti i suoi compagni, c'è soltanto Maggi a presidiare la zona difensiva.
palla che scavalca tutti, termina sul fondo, non l'ha toccata nessuno, sarà soltanto rimessa dal fondo in favore del Locorotondo con Angelo Basile, portiere della Virtus, che è andato a recuperare il pallone. Guadagna qualche secondo Basile, effettua adesso la rimessa, sfiorano entrambi il pallone, sia Speciale sia Palmisano. C'è questo lunghissimo lancio da parte di Bruno che va ad imbeccare bene un compagno, c'è il lancio in avanti, protesta i giocatori del Massafra per un fallo di mano da parte di Tagliente, l'arbitro invece ha lasciato proseguire. Tagliente ha guadagnato la rimessa laterale, proteste ancora da parte di Turi che è già stato ammonito, l'arbitro invita Tagliente a riprendere sollecitamente il gioco con questa rimessa con le mani. Bel lancio lungo da parte di Bruno, era stato buono anche il controllo da parte del compagno che ha cercato di incunearsi dal settore di sinistra. De Comite controlla bene il pallone, viene davanti il Massafra, fermato da Ancona. È buona la posizione però di Palmisano che veniva dalle retrovie, non è fuori gioco assolutamente di Palmisano, non è fuori gioco di Palmisano, fuori gioco forse era di Lanive, ma Palmisano veniva da dietro assolutamente, qui l'arbitro ha forse confuso la posizione dei due. Si era tra l'altro fermato la neve perché la neve sapeva di essere in fuorigioco, non aveva fatto in tempo a rientrare, ma Palmisano veniva assolutamente dalle retrovie, qui non c'era assolutamente l'offside. Speciale va a lottare su Baratto, l'aiuto di Palmisano riesce a portare via il pallone agli avversari, ancora palla per Palmisano che questa volta non aggancia ma vince poi un contrasto. Serve la neve prova ad accentrarsi, la finta da parte di la neve che poi tocca verso Speciale, prova a recuperare il pallone Speciale, chiude invece il Massafra e prova a sua volta a distendersi in avanti, palazzo di testa, ferma il tentativo avversario, palla per Fanigliulo e Formisano che ha recuperato palla in maniera regolare, dice il direttore di gara. Ancora ottimo il suo controllo con il petto e poi rilancio di testa Galliano. Palmisano va a dare fastidio a Miccoli che però fa su il pallone, mette in movimento Bruno, da questi a Maggi, controllo da parte di Maggi, pronto il secondo cambio nelle file della Virtus Locorotondo. Venere ha fermato Santovito che poi lo trascina a terra, calcio di punizione per il Locorotondo, la panchina di casa richiama l'attenzione del direttore di gara. Siamo nel minuto numero 37 di questa ripresa, pronto ad entrare è il numero 24, si tratta di Cassano nelle file del Locorotondo. Esce Tagliente, trentasettesimo minuto del secondo tempo, entra Cassano. Ovviamente per quanto riguarda il primo cambio dal punto di vista tattico mister Rosato non ha modificato nulla perché è entrato Palmisano ed è andato ad occupare praticamente la posizione di Renna. C'è un altro cambio nelle file del Massafra, si gioca la carta Ciaurro adesso, esce Formisano, il Massafra sostituisce il numero 6 Formisano con il numero 17 Ciaurro. Dunque ovviamente c'è poco da difendere per il Massafra, prova questo cambio ancora, non riesce il controllo da parte di Laneve, con le mani ha già effettuato la rimessa il Massafra. Cassano è andato a occupare la corsia di sinistra sulla linea arretrata, mentre a destra si è spostato Venere. Questa è la modifica attuata nel proprio schieramento da parte di mister Rosato in seguito alla sostituzione di Tagliente. Calcio di punizione per il Massafra, va la battuta Turi, capitan Turi, di fronte la neve. Palla al limite dell'area, allontana la formazione di casa, poi questo tentativo di apertura non riesce ad agganciare nella circostanza Bartolomeo, la palla finisce oltre la linea laterale, quindi sarà rimessa in favore della Virtus Locorotondo con Cassano che è il giocatore appena entrato che ha servito la neve.
l'aveva contrastato dall'altro appena entrato, cioè da Ciauro, guadagna calcio di punizione, può far respirare un po' il suo reparto difensivo, poi De Bartolomeo spintona speciale, ci arriva subito come al solito Turi che va a invitare alla calma i giocatori avversari. Turi che è stato ammonito, deve stare attento perché più di un'occasione forse ha rischiato anche il secondo giallo. Palazzo di testa, non c'è però nessuno dei compagni in quella zona, palla che finisce fuori, gesto d'intesa a distanza tra Palazzo e la Neve. Speciale, Palazzo, salta un avversario, viene messo giù dal numero 17 Ciauro, che mi sembra voleva scusarsi con Palazzo. Turi va a affrontare a muso duro il direttore di gara. Si è rialzato Palazzo, c'è Ancona, capitano Ancona vicino al punto di battuta. Ancona invita Pasculla ad allontanarsi perché c'è De Mare in zona centrale che bisogna curare. Palmisano alla caccia del pallone, allontana Baratto, controllo di De Comite che deve indietreggiare ma mantiene il possesso del pallone. Chiama in causa Santovito che non controlla, palla per la Neve, la Neve lascia sfilare, guadagna tempo e guadagna qualche secondo, guadagna anche la rimessa laterale. Diventano 41 minuti nell'arco di questo secondo tempo. Cassano chiede la posizione al direttore di gara, effettua la rimessa laterale, cercato di servire Palmisano, questa volta è Palmisano però che ha commesso fallo. C'è calcio di punizione per gli ospiti. Maggi che guadagna un po' di spazio, rilancia in avanti lontanissimo questo pallone. C'è stato lo spostamento da parte di De Mare che è andato a caricare il portiere Basile, non lo ha fatto intervenire sulla traiettoria del pallone che è terminata sì in rete, ma c'è stata questa irregolarità che il direttore di gara ha rilevato. Ci sono ancora proteste a distanza da parte di Turi nei confronti del direttore di gara. Comunque calcio di punizione nella propria area di rigore, lo batte Basile, il lancio lungo in avanti verso Palmisano, si scontra con Bruno, è stato l'attaccante della Virtus a commettere fallo. Calcio di punizione adesso dalla parte opposta, troppo vicino alla Neve al punto di battuta, non c'è la distanza regolamentare da parte del giocatore della Virtus. Batte Maggi, rilancia in avanti questo pallone, Basile in due tempi lo fa su, anticipa De Comite, si accartoccia quasi sul pallone Basile, che adesso effettua il rilancio ancora lungo in avanti dove c'è la Neve, anticipato forse da un avversario. Santovito mette in movimento Baratto, palla per Galliano che scaraventa il pallone oltre la linea laterale, viene chiesto un altro pallone per poter riprendere il gioco. Sono 43 minuti di gioco nell'arco del secondo tempo. Ancora un altro cambio nelle file della Virtus, è pronto ad entrare il numero 99. Si tratta di Miola, Antonio Miola, al posto di Fanigliulo. Il numero 99, Antonio Miola. Siamo entrati adesso nel corso del 44esimo minuto con il Massafra in avanti che guadagna un calcio di punizione, proprio quello che non dovrebbe forse concedere la formazione di casa, i calci piazzati. Massafra si porta tutto in avanti ovviamente con tutti i suoi effettivi, ci va anche Miccoli a tentare il tutto per tutto, anche il portiere del Massafra in avanti con la maglia blu, due uomini in barriera. Di testa allontana Pasculo, poi c'è il destro al volo da parte di Bruno che non inquadra la porta,
e Miccoli però ha il tempo adesso di rientrare tra i pali. 43 minuti 55 secondi nel corso della ripresa, 1-0 il risultato in favore della Virtus Locorotondo, con il gol al 18° minuto da parte di Laneve, che ha trasformato il calcio di rigore assegnato dal direttore di gara per un fallo subito da Tagliente, che si era portato in avanti. Adesso si porta in avanti De Bartolomeo per il Massafra, lungo l'out di sinistra, allontana Pasculo verso Palmisano che difende il possesso del pallone, guadagna il calcio di punizione, fa respirare i suoi che ovviamente possono adesso distendersi in avanti e tenere lontano il pallone dalla propria area. 5 minuti credo abbia indicato il direttore di gara, e questo è il tempo di recupero, sì, perché mancano al nostro cronometro soltanto una decina di secondi allo scoccare del 90° con il Massafra che concede questa rimessa laterale in favore del Locorotondo, quindi si giocherà fino al 50° minuto. 1-0 il punteggio, tutto da vivere però ancora il finale di questa gara. Rimessa laterale in favore del Locorotondo, viene servito Laneve che adesso cerca di aggirare un avversario. Laneve tiene palla quasi vicino alla bandierina, guadagna il corner facendola carambolare volontariamente sul corpo di un avversario. Ci sono due uomini alla battuta di questo corner in favore del Locorotondo, sono proprio Miola e lo stesso Laneve, che ancora guadagna rimessa laterale, sarà rimessa con le mani questa volta. Rimessa con le mani da parte del Locorotondo, non riesce a filtrare Laneve, viene fermato dai giocatori in maglia giallorossa. Lancio lungo in avanti, di testa è intervenuto Venere che, ripeto, dal momento della sostituzione di Tagliente si è spostato a destra a giocare sulla linea difensiva sempre, ma a destra, a sinistra va il nuovo entrato invece Cassano. Lancio lungo in avanti da parte di Speciale che si scusa con i compagni, palla terminata dalle parti di Miccoli. Adesso è Maggi che prova sul settore destro, lancia in avanti questo pallone fermato da Palazzo, poi ancora l'intervento di Maggi. Santo Vito in qualche modo riesce a servire Baratto, il rilancio di quest'ultimo, di testa l'intervento prima di Palazzo, poi Laneve che viene attaccato da De Bartolomeo, perde il possesso il numero 11 della Virtus, c'è adesso sul pallone De Mare per i giallorossi ospiti. Questo tocco in avanti verso Santo Vito al limite dell'area, prova a girarsi Santo Vito, poi c'è il traversone da parte di De Bartolomeo, intervenuto in anticipo Pasculo, forse c'era alle sue spalle Basile che però non ha chiamato palla credo, e allora Pasculo per non rischiare è intervenuto. Attenzione, calcio d'angolo, ancora il Massafra in avanti con Turi che scodella in avanti questo pallone e c'è l'intervento decisivo da parte di Basile, intervento salva risultato da parte di Basile, era stato lasciato liberissimo all'altezza del secondo palo, di testa l'intervento a distanza ravvicinata, ancora Basile che va a schiaffeggiare il pallone, lo allontana dalla sua porta, ma resta in avanti ancora il Massafra che effettua un altro traversone, ancora Basile, sfugge a lui il pallone, ma c'è stata forse la carica, l'arbitro ha lasciato proseguire. Portiere Miccoli ancora si è portato in avanti in questo caso, c'è il fischio dell'arbitro ma non è il fischio di chiusura assolutamente, ci sono ancora poco più di un paio di minuti da disputare, l'arbitro ha chiesto un pallone, un altro pallone per poter riprendere il gioco perché l'altro è finito fuori dal recinto del terreno di gioco e quindi per accelerare le operazioni ha chiesto un altro pallone. Attenzione a De Mare, la girata, palla che viene respinta, poi la conclusione di Turi, palla che viene ancora respinta, poi c'è l'opportunità per Miola che non riesce però ad allontanare, il Massafra rimane tutto in avanti, sta cercando ovviamente il tutto per tutto la formazione di Mister Minusa in questi minuti finali. Adesso c'è stato il fallo sulla neve che ha guadagnato il calcio di punizione, al nostro cronometro ci sono 48 minuti e 35 secondi disputati nell'arco della ripresa, quindi
Ci sarà ancora da giocare, battuto il calcio di punizione, palla lunga in avanti verso Palmisano, non è in posizione irregolare questa volta, o meglio l'arbitro è intervenuto a segnalare la posizione irregolare da parte di Palmisano, che era un po' infatti in dubbio e poi però è stato fermato nel suo tentativo. Adesso la Neve va a intercettare la ripartenza del Massafa, poi però Speciale butta quasi via un pallone che poteva forse gestire in maniera migliore Palazzo, ma viene anticipato da De Mare. I due lottano quasi sulla linea di centrocampo, alla meglio secondo il direttore di gara il giocatore ospite che guadagna il calcio di punizione, fallo commesso da Palazzo, calcio di punizione, tutti in avanti ancora una volta ovviamente i giocatori del Massafra, tranne Bruno che forse batterà il calcio di punizione, no, lascia l'incarico a Turi, li manda lui tutti in avanti i propri compagni, soltanto Santo Vito è arretrato, lo stesso Turi che batte il calcio di punizione. Niccoli ancora una volta ha abbandonato la propria porta, parte il calcio di punizione, palla lunga, arriva Basile in anticipo su tutti, per l'arbitro è calcio d'angolo, corrono ancora in favore del Massafra dalla bandierina di sinistra dell'attacco degli ospiti. Parte ancora la parabola che è pericolosa, poi c'è una carambola, interviene ancora Basile ad abbrancare letteralmente il pallone con le mani. Basile su Palmisano, la palla è la porta, anzi avversaria nettamente sguarnita, più veloce dell'avversario Palmisano che viene strattonato, c'è il cartellino giallo per Santo Vito che non può fare diversamente, gli sarebbe andato via in velocità Palmisano che è bravissimo a tenere adesso lontano il pericolo dalla propria porta, ma attenzione, ancora una manciata di secondi da giocare, forse l'arbitro ha concesso un altro minuto supplementare perché siamo già 40 secondi oltre il cinquantesimo e quindi ci sarà ancora un'altra manciata di secondi da giocare, ammonizione anche per Santo Vito, ma questo adesso conta poco nell'economia di questa partita, davvero ultimi secondi con il Locorotondo che prova a giocare corto il pallone. Poi c'è il rilancio da parte di Venere verso Palmisano che ha buon aggancio, buon controllo del pallone, prova ad accentrarsi, suggerisce per Galliano la battuta di destro e poi deve intervenire Niccoli a deviare ancora in corner, un altro angolo in favore del Locorotondo, chiama ancora un altro pallone il direttore di gara, chiamano la fine della partita i tifosi, anche la panchina ovviamente di parte locorotondese. Ci sarà però almeno il tempo forse per battere questo corner, potrebbe essere questo l'ultimo alto del match, scambio corto con la Neve che prova a difendere il possesso del pallone, c'è ancora corner in favore del Locorotondo, 51 minuti e 55 secondi di gioco, sembra interminabile il match. Sarà ancora corner in favore della formazione di casa che è in vantaggio per una rete a zero. Vi ricordo il gol al 18° minuto della ripresa, quando è finita, quando la Neve ha trasformato il calcio di rigore. Adesso è finita 1-0. Il Locorotondo ha battuto il Città di Massafra in questa partita interminabile perché si sono giocati praticamente quasi 8 minuti di recupero. E dunque sulle immagini di Beppe Magrone adesso chiudiamo il nostro resoconto di questa partita, era il big match di giornata nel girone B del campionato di prima categoria giocato qui allo stadio Viale Olimpia di Locorotondo fra la Virtus Locorotondo che ha vinto per 1-0 e il Città di Massafra. Importanti questi 3 punti ovviamente per il Locorotondo che difende il primato in classifica e tiene lontano il Massafra che di partite rispetto al Locorotondo ne deve recuperare 2, insomma ne ha giocate 2 in meno. Tutto qui, finiamo qui il riassunto, il commento di questa partita con il breve riassunto. Bello l'inizio da parte della Massafra che ha tentato un paio di affondi, non ha impegnato direttamente Basile, poi la partita è stata un po' in equilibrio con anche un po' di eccessiva carica agonistica, gioco soprattutto nel primo tempo molto spesso frammentario, è intervenuto il direttore di gara Matera, gli animi si sono surriscaldati e rappacificati più di una volta, partita in archivio, 1-0 ha vinto il Locorotondo e 3 punti preziosi per la squadra di Gianluca Rosato. Grazie a voi tutti per la cortese attenzione.